Ciao a tutti ragazzi e ragazze, allora questo è un video per farvi vedere alcuni acquisti che ho fatto per la mia postazione make-up. Vi parlerò sia di Muji, che ho preso altre cose, sia delle cose che ho preso da eBay e che mi sono arrivate un po' di giorni fa e quindi ho deciso di farvi adesso questo video. Allora, in primis volevo farvi vedere gli acquisti Muji e ho preso altri tre bicchieri di questi qua, ve ne faccio vedere, ne ho presi tre, vedete? Vi faccio vedere uno solo che è uguale a quelli che ho di Muji. Vedete qua dentro ci sono tutte quelle palline che purtroppo non ho tolto perché volevo farvi vedere il video e poi lo pulisco ovviamente. Lo pulisco e lo metterò qui nella postazione. Ho preso altri tre bicchieri perché in base alle matite che sposterò e i pennelli mi servivano questi bicchieri e l'ho presi. Per i prezzi e tutto ve li metterò nell'info box, ma poi sapete che quanto costano, diciamo, questi qua di Muji. Sapete già i prezzi. E quindi ne ho presi tre. Dopo, l'altra cosa che volevo prendere, se non mi sbaglio, vi ho detto anche nel video della postazione, è che dovevo prendere i cassetti, quelli a due, sempre questi qua di Muji, che sono più grandi dei cassetti normali, dei 5 cassetti che io già ho. E ho preso questi qua, che sono quelli a due. Non lo apro perché prima volevo fare il video e dopo aggiusterò la mia postazione perché c'è un po' di casino perché volevo fare questo cambiamento e quindi ho delle cose sparse qui nella postazione ed è questo qua, è con due cassetti. I cassetti sono molto più grandi, anzi ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere proprio questo qua perché ne ho presi. Aspetta, che riprendo. Ne ho presi due, sempre di questi cassetti così. Ne ho presi due che metterò nel lato sinistro sì, a sinistra della mia postazione, dove avevo quelli comprati da eBay che veramente non, cioè sono per me soldi buttati perché questi cassettini sono migliori, veramente migliori. Allora, il cassettino è così e io lo volevo perché essendo che li voglio mettere, aspettate, vediamo se ci riesco a farvelo vedere, voglio mettere le cose di MAC, i paintpot e tutto, che nell'altro cassetto ci sta, però viene abbastanza stretto e quindi io voglio metterci i paintpot di MAC e gli altri ombretti in crema e vedete? È perfetto, non so se si vede, rimane anche un pochettino di spazio, vedete qua? Rimane anche un pochettino di spazio, quindi vuol dire che sono abbastanza alti e ci entreranno sicuramente tutti i miei ombretti in crema che metterò tutti qua dentro perché sono leggermente più alti. E quindi così ho acquistato, diciamo, due cassettiere di quattro cassetti. Lo rimetto nella posizione dove era prima. Ecco qua, e quindi andrò a fare subito la mia postazione. E quindi ne ho presi due. Automaticamente ve lo ripeto i prezzi nell'info box. Poi ho preso per la mia postazione tre tovagliette, queste le ho prese al mercato. Non mi ricordo il prezzo, se non mi sbaglio, era 1 euro ciascuno, una cosa del genere. E ne ho presi tre. Una già ce l'ho cioè già è nel tavolo. Perché queste qua, visto che ne apro una, queste qua verranno utilizzate quando, aspettate, queste qua verranno utilizzate quando mi trucco, perché non mi piace che il tavolo si sporca, tipo vi faccio un esempio, l'altra volta, scusate c'è Sansone qua nella veranda, quindi sentirete Sansone, l'altra volta mi è caduto un pochettino di fondotinta liquido, questo qua, perché avevo la boccettina aperta e mi è caduto, quindi è andato sul tavolo. A me non piace che si sporcano, diciamo, il tavolo si sporchi. E quindi preferisco mettere questa tovaglia che poi butterò nella lavatrice e automaticamente diventerà di nuovo pulita. Non mi piace il fatto che si può anche macchiare il mobile. E quindi ho preso queste qua, sono delle tovagliette abbastanza lunghe. Vedete? Sono delle tovagliette rettangolari. Vi faccio vedere quant'è la larghezza questa qua.
lunghezza e larghezza, veramente molto molto bella. Vediamo se c'è. È 50 per 90 centimetri e mi piace tantissimo perché la metto qui sul tavolo e il tavolo mi rimane pulita. E io l'ho presa con il rosso, il grigio, un color top e il fucsia, fucsia viola. Questo, bellissimi, mi piacciono tantissimo. Vai. Adesso vi faccio vedere due cose che mi sono arrivate tramite eBay. In caso, se voi volete, vi metterò il link qua sotto. Io stavo aspettando a fare questo video perché questi mi sono arrivati subito. Stavo aspettando a farvi questo video perché sto arrivando il porta, perché sto aspettando il porta rossetti, ma che purtroppo il venditore mi ha detto che in base, diciamo, al periodo che siamo, natalizio, non spediva entro questo mese e quindi me lo spediva a gennaio. Io non posso aspettare tutto questo tempo perché, essendo tutte queste cose messe nel salotto e sono messe in giro, nel senso sono messe tutte impacchettate, quindi non posso tenerle così, li devo far vedere e così sistemarmi. E quindi ho deciso di farvi lo stesso il video. Ecco qua, questo è il primo pacco. Come vi ho detto sempre, tutto nell'info box trovate e ho preso delle cose che mi servivano per la postazione perché in quel mobiletto cambieranno delle cose. Allora, non so se questo lo terrò qua sopra nel salotto o me lo metterò nella mia stanza, devo vedere. Siccome, diciamo, io l'ho trovato col bianco questo qua e la mia stanza è marrone scuro, lucido, non ci sta proprio bene. Però vediamo, se non lo trovo qua, la posizione lo metto là sotto, non è un problema. Cosa ho preso? Visto che ho tantissimi, veramente tantissimi orecchini, ho preso questo. Aspettate che c'è anche la base qua. Ho preso questo che sarebbe, non mi ricordo come si monta così, credo, sì. Perché poi qua c'è l'altra asticina, vedete? Questa qua. La mettiamo. Secondo, vediamo se ci riesco. Ve la... Ah no, al contrario. Che ridere. Allora, ho preso questo. Questo è un porta orecchini in ferro perché veramente è pesantissimo questo aggeggio qua. Aspettate che lo monto nel frattempo e niente, l'ho voluto prendere perché io gli orecchini ce l'ho tutti sistemati nei cassetti, però quelli che sono nelle scatoline, tipo quelli dell'Avon, li metterò nei cassetti che avevo acquistato prima in precedenza, quelle là di eBay. Invece questo qua metterò tutti i miei orecchini. Quelli, diciamo, che non sono nelle confezioni, e devo dire veramente che è molto molto carino. Qua ci sono i piedini, quindi non si rovina, diciamo, dove viene posato ed è molto carino. E poi qua ci sono tutti i posti, ci sono uno, due, tre, quattro piani per mettere tutti gli orecchini che si vuole. E al centro, se si ha la possibilità, si possono mettere anche delle collanine, però non mi piace mettere le collanine così sparse, ma mi interessava di più mettere gli orecchini e devo dire che è molto molto carino, mi piace. Poi è bianco e quindi mi piace molto di più. E questo è il primo. Come vi ho detto, trovate tutto nell'info box. Allora, aspettate che lo metto qua nella scatola. Fortunatamente lo posso andare a posare da un'altra parte. E poi l'altro pacchetto che mi è arrivato è questo. Non mi ricordo se è della stessa marca. Forse sì. Sì. Questa qua è la marca. Questa. Che è Songe Mix. Una cosa del genere e mi è arrivato in pochissimo, cioè la cosa che mi ha sconvolto è arrivato in pochissimi giorni, che io non ci credevo. Cosa è? Ve lo faccio vedere subito. Ecco qua, è questo qua. Questo è il portabracciali. Adesso lo monto e ve lo faccio vedere. Vediamo se ci riesco a farvelo vedere subito. Sono fatti tipo in finta pelle, necopelle, veramente bello. Ovviamente è bianco. Vedete, ci sono le varie parti, queste qua. E
e la base, che sarebbe questa, la base. Adesso vi faccio vedere come viene messo. Sì. È facilissimo da montare perché è molto molto semplice. E poi vengono inseriti i braccioli, così si chiamano se non mi sbaglio, i braccioli dove verranno inseriti tutti i miei bracciali, perché sapete la mia passione per i bracciali, e questo è tutto, vedete? Molto molto carino, occupa proprio pochissimo spazio perché essendo uno sopra l'altro non occupa molto spazio. Poi è bianco e mi piace. Qua sotto diciamo possiamo anche inserirci qualcosa perché vedete? Qua dietro ha tutto lo spazio possibile ed è molto molto carino. Non cade perché i braccioli sono belli incastrati, quindi non cade. E qui inserirò tutti i miei bracciali che posseggo e quindi mi verrà molto molto comodo scegliere direttamente il bracciale perché sono messi esposti. Scelgo direttamente il bracciale e lo metto. Automaticamente quando lo tolgo, lo prendo e lo reinserisco qua dentro. È molto carina, è bella sia come esposizione che come diciamo estetica così. Io l'ho visto dai cinesi però in tipo velluto nero, ma mi sembrava tipo troppo sporco, non mi piaceva perché non mi sembrava delle cose grezze e non mi è piaciuto. Questo invece mi è piaciuto tantissimo ed era, è veramente molto bello poi in pelle e tutto. E questo è l'altro. E questo è l'altro cosa che ho acquistato da eBay. Un'altra cosa che ho preso è l'ultima e con questo vi saluterò. Ho preso un guanto. Questo guanto l'ho visto da una ragazza, in caso ve la linkerò qua sotto, se non mi sbaglio anche lei è siciliana. Che mi ha fatto vedere questo guanto che è simile a quello della Sigma per lavare i pennelli. Io l'ho preso questo azzurrino perché mi è piaciuto tantissimo, mi piaceva molto il colore e ho preso questo azzurro. È molto molto bello, ovviamente lo inserite nella mano, dipende da quale mano diciamo lavate i pennelli. Ecco, lo inserite qua e automaticamente pulite i pennelli strofinando nel guanto perché con questi cuoricini che vedete qua pulirà, ovviamente mettete lo shampoo, quello che dovete mettere, strofinate e lavate direttamente il pennello. L'unica cosa è che mi viene male quando devo strizzare il pennello per poi stenderlo, quindi solo questo mi viene male. Anche questa è una sciocchezza, se non mi sbaglio, è costato ed è arrivato subito. E quindi per me è ottimo, ottima idea. Invece di spendere 35, quanto era, non mi ricordo, 35 e passa, una cosa del genere, con pochissimo ho acquistato questo. Poi vi faccio vedere. No, quelle no, quelle no. Vabbè, siccome sto guardando cosa c'è nella stanza, ci sono alcuni acquisti. Vi posso far vedere l'ultimo acquisto tramite eBay che mi è arrivato. E con questo chiudo. Vi ho detto già 3 volte, finivo. Comunque, con questo chiudo. Ed è la cipria, questa qua della Skin Food. Io, come avete visto, aspettate che la apro. Come avete visto, io ho il fondotinta della Skin Food. Mi piace il fondotinta, scusate, ho la BB cream della Skin Food e mi è piaciuta tantissimo. Poi ho sentito parlare di questa cipria che ha un odore di pesca. Dicono tutti che è molto molto bella e quindi mi sono convinta e l'ho presa. L'ho presa su eBay, scusate. L'ho presa da eBay, la cipria è fatta così in cartone, cartonato, veramente molto carina, così. E poi si solleva così. Qua abbiamo il puff. E qua sotto abbiamo la cipria. Non sento,
Non sento nessun odore, forse perché è chiusa, non lo so. Comunque, non so se la vedete controluce. Non so se si vede controluce che c'è la cipria. Certo, non è tantissima, perché considerate qua. La cipria è qua. Cioè, c'è tutto questo che è vuoto. La cipria è qua. Quindi considerate che è pochissimo. Non ricordo il costo di questa cipria perché quando l'ho presa già è passato più di un mese, quindi non ricordo, però in caso vi metterò il link qua sotto sempre nell'info box. Questa è la cipria Skin Food del 1957, speriamo che ancora è buona. Ed è peach steak, quindi ha odore di pesca. Vediamo se dice quanti grammi sono. 15 grammi c'è scritto. Ma non c'è scritto la scadenza. Qui c'è scritto di alzare questo, vediamo. No, non dice niente. E quindi, e questo è l'ultimo acquisto, veramente l'ultimo acquisto che ho fatto su eBay. Bene, ragazze, per questo video è tutto. Non vedo l'ora di posare tutto perché mi devo aggiustare la mia postazione make-up perché ho dei video in arretrato da fare e che devo fare assolutamente. Sono stata da Gardenia, sono stata da Essence, da Kiko e all'IKEA perché ho preso le luci nuove. Non so se metterò il prima o dopo il trucco di questo di oggi, ma mi dovete dire se con queste luci si vedono bene sia i prodotti che tutto. Non so se si vedono bene questi qua, oppure che so, tipo il colore. Vi faccio vedere questo. Come lo vedete? Lo vedete bene? Lo vedete male? Lo vedete falsato? Non lo so, ditemi voi, perché ho comprato le luci nuove all'IKEA e quindi voglio essere sicura che sia il trucco, che le cose che vi faccio vedere si vedano bene. Niente ragazzi, allora io vi saluto, scusate se ho fatto velocissima, ma sto per uscire, infatti già mi hanno mandato il messaggio che sono tutti pronti, quindi devo andare. E niente, cosa dirvi di più? Vi volevo ringraziare per il giveaway perché siete state in tantissime a partecipare, veramente grazie, sono molto molto contenta. Ce ne saranno altri, non vi preoccupate, cioè, io ve l'ho detto, non sarà l'ultimo giveaway. Metterò delle cose, invece di fare diciamo un regalo così eclatante, tra virgolette, grande, vi farò dei piccoli pensierini in base ai video che metterò. Però non vi dico niente, vi dico soltanto occhio ai video che metterò online. E niente ragazzi, che dirvi? Vi saluto e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e noi se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!